Wow, grandi amici di YouTube, benvenuti in questo canale, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con un nuovo episodio del Weekly Eurolega. Oggi dobbiamo essere velocissimi perché è un altro doppio turno in una sola settimana. Quindi turno 14 e turno 15, entrambi giocati questa settimana di Eurolega. Sono successe un'infinità di cose, quindi dobbiamo essere riassuntivi. Purtroppo non possiamo andare troppo nel dettaglio oggi, ma va bene così per coprire un po' tutte le partite. Cominciamo subito nel turno 14, anzi prima devo mettere... Mi ero dimenticato, devo appoggiare qua il cartellino dei toppers e devo dirvi che c'è il link in descrizione, come quello per Twitch, non si vede, quindi lo appoggio qua, perfetto, benissimo. Adesso cominciamo con la vittoria in trasferta del Maccabi contro Zenit San Pietroburgo. Ci sta come vittoria, 82 a 71 il punteggio finale, maturato con un 28-12 di parziale soltanto nel terzo quarto, che ovviamente spacca in due la partita, e il buon Tyler Dorsey con 17 punti e... il 4-7 al cano, 4-7 da 2, 2 su 4 a 3, quindi fate voi, le percentuali sono sicuramente molto buone, che fa il partitone. E direi che il Maccabi continua la sua striscia di vittorie e punta sempre più in alto alla classifica dell'Eurolega. Seconda partita del turno 14, l'Efes che vince ma non convince per una volta, perché vince 74-68 in casa dello Zalgiris. Zalgiris, sappiamo, in difficoltà, che in casa si trasforma sempre difficile da battere, e tiene soltanto 74 punti segnati l'Efes, che però in una maniera o nell'altra le squadre forti la sbangano anche in queste situazioni qua. E d'altronde ne fanno solo 74, ma se ne subisci meno di 70, tendenzialmente in Eurolega vinci le partite. Eroe di serata e motivo anche della rimonta che ha portato poi appunto a vincere l'Efes, Tibor Pleiss, che tendenzialmente non fa grandi statistiche, anche se gioca molto e gioca bene la maggior parte delle volte. 18 punti, 8 rimbalzi se non sbaglio, ma soprattutto 9 su 12 dal campo, perché... tendenzialmente o schiaccia il buon Tibor, e compensa assieme a Micic, che ne fa altri 18, la serata negativa da solo 6 punti, grazie anche alla buona difesa dello Zalgiris da parte di Shane Larkin. Terza partita, ci fermiamo un momento in più perché è la partita di Milano, che perde per la quinta volta consecutiva in trasferta contro Real Madrid. Non che le ultime 4 trasferte contro Real abbia perso, ma intendo dire le ultime 5 partite di Eurolega tutte sconfitte, fino a quando si parlava del round 14. Buon primo tempo, stiamo parlando uguale identico alla partita con l'ASVEL. Gran primo tempo, sembrava addirittura quasi in comando della partita, anche se il punteggio magari non diceva proprio la stessa cosa. Comunque, buona prestazione, buon impegno, bravi tutti, bla bla bla. Secondo tempo, dramma più totale, in particolare anche il quarto quarto, proprio dramma completo e totale. Si è evidenziata ancora una volta, e questa volta più delle altre, la ciaccio dipendenza di Milano, visto che Xavi Mac... Non penso abbia lasciato non tanto la voglia di giocare quanto il talento in America, quindi sì, ecco, ovviamente il Real lo conosce, il Ciaccio l'ha annullato e da lì poi è andata tutta in discesa. Gran partita per Mizov, che ne mette 22, questo è poco ma sicuro. Secondo me è una sconfitta che tutto sommato in casa del Real ci può anche stare, non è che il Real sono gli ultimi dei polli, però vedi i primi tempi che gioca Milano nelle ultime partite e dici minchia, si potrebbero vincere tutte, proprio tutte le partite di Eurolega, invece ultimamente se le perdono tutte, invece, vabbè. Come si suol dire, in Messina we trust, la mettiamo così per ora. Prossima partita invece abbiamo il Panathinaikos che vince in casa contro il Fenerbahce. Fenerbahce che sembrava appena uscito dalla crisi e di nuovo nel dramma, perde in trasferta contro il Pana, che per l'amor di Dio, ottima squadra, con il ritorno di Rick Pitino hanno dato una sgasata in più alle marce in termini di vittoria nell'Eurolega, però comunque è una squadra che sta andando non proprio benissimo, ecco. 81-78 il punteggio finale, eroe di partita il buon Jimmy Ferdet con 22, certo viziati dal 10 su 11 ai tiri liberi, che comunque uno bisogna segnarli e due bisogna andare prima ancora a procurarsi i tiri liberi, quindi insomma voglio dire non è che sono regalati i punti, quindi diamo atto che comunque contro una buona difesa come quella del Fener 22 punti non sono pochi. Faccio veramente fatica a descrivere il Fenerbahce quest'anno e faccio altrettanta fatica a descrivere il Panathinaikos, che vince queste partite e poi magari va a perdere di 20 con la Stella Rossa. Faccio un esempio, non so se è successo veramente, ma è per farvi capire. Sono veramente due squadre difficili da decifrare. E in comune hanno che entrambi hanno un ottimo potenziale. Ovviamente il Fenerbahce molto di più, lo sto sfruttando molto meno, però anche il Pana sulla carta è una signora squadra e...
Sì, ma no, per ora. Vittoria abbastanza agevole del Barcellona in casa contro l'Asvec. Dopo la vittoria contro Milano si ferma a 67 punti segnati contro gli 80 dei Blaugrana. Partita combattuta, ma fino a un certo punto, diciamo così. Team effort da parte del Barcellona, non c'è nessun ventello trentello. Mi sembra 5-6 giocatori doppia cifra. Andiamo poi a Valencia Baskonia, che finisce sul 105-77. C'è il Valencia che ha vinto la prima partita di Eurolega dopo 8 turni, vince di 30 contro il Baskonia in casa praticamente. Direi che non c'è assolutamente niente da dire di questa partita, visto la mole di partite che abbiamo da commentare oggi. Menzionerò solo i 25 punti di Dubljevic, con 5 su 8 da 3 punti. Ok, sagra vendemmia sul più 30, però va comunque menzionati assolutamente. Altra partita su cui non c'è molto da commentare, la vittoria comoda del CSKA, che fa tripla cifra tonda, nel senso 100-74 contro la Stella Rossa in casa. Anche qui vittoria che ci sta, meritata. C'è una differenza dalle squadre, forse 30 punti sono troppi o quanti sono, però insomma, meritatissima vittoria. Anche qui menziono Mike James, 29, che a differenza di Dubljevic 5 su 8, lui fa 6 su 7 da 3 punti. Così, quindi, ok, la partita non è al massimo, però comunque la prestazione di Mike James non da poco. Per l'ultima partita del round 14 abbiamo la partita non forse più bella, ma sicuramente più combattuta di questa giornata, ovvero la vittoria del Bayern Monaco in trasferta per 77-76 dopo tempo supplementare contro l'Alba Berlino. Sono decisivi 2 tiri liberi a una decina di secondi dalla fine di Maudolò. Poi gli altri hanno l'opportunità per il tiro del pareggio o della vittoria, sbaglia una tripla e in breve finisce qui. Primo tempo fatto di parziali, secondo tempo tutta la partita molto 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 combattuta, punto a punto, punto a punto, sorpassi, pareggi, pim pum pam, bella partita. Direi MVP della partita il buon Greg Monroe, che ne mette 17 con 10 rimbalzi, anche se il top scorer con 19 è Vladimir Lucic, quindi non lo so sinceramente. Io darei più l'MVP a Monroe, che anche per 2 punti in meno mi mette vicino, 10 rimbalzi con 8 su 10 dal campo, oltretutto noto ora che non avevo visto, direi che è l'MVP della partita. Chiudiamo il round 14 con la vittoria dopo tempo supplementare, anche questa, anche se il punteggio non sembra, 109-88, sembra una partita di NBA, non sembra supplementare, perché voi direte, ma com'è possibile, hanno vinto di 11 con tempo supplementare? Sì, perché il supplementare è finito 13-2, nel senso che Olympiacos ha fatto 13 punti e Khimki ha fatto un canestro. O 2 tiri liberi, non mi ricordo, però comunque 2 punti nel supplementare. Minchia. Partita divisa in 2 blocchi distinti. Primo tempo molto a favore dell'Olympiakos, che sembrava poter scappare anche sulla doppia cifra di vantaggio. E secondo tempo invece del Khimki, che rimonta, va anche in vantaggio, ma poi si fa beccare nei minuti finali, o comunque punto a punto si arriva al supplementare. C'è ovviamente da menzionare il losing effort di Shved, che ne mette 36. Che comunque 36 in Eurolega schifo sicuramente non fanno. Mi verrebbe a dire partita ardenesca, perché sono 21 solo per Shved le triple scoccate in una partita e sono solo 7 quelle segnate. Quindi sai, 36 punti con 21 triple tirate, insomma, non è esattamente l'immagine dell'efficienza. Ecco, poi oltretutto perso, se avessero vinto allora ovviamente magari da mettere nel quinto della settimana. Così, losing effort, gran bella partita, però non lo so tirare 21 triple dove ti possa portare, ecco, diciamo così. Direi che il vero MVP della partita invece è il buon Georgios Printezis, che con 26 punti, 11 su 15 dal campo, direi che ci regala una prestazione d'antan, unita a 6 rimbalzi, un paio d'assist, un paio di recuperi, qualche stoppata anche probabilmente, come bei vecchi tempi in cui si dominava l'Eurolega assieme al suo amico Spanulis, quando aveva ancora qualche cappello in testa. Per fare un riassunto, direi che se cercate delle difese magari non guardatevi questa partita, però se cercate una bella partita divertente, questa è la partita che fa per voi. 109-98 punteggio finale, e Olympiakos che si riprende dopo la sconfitta nel derby, che so ancora bruciare. E veniamo subito alla quindicesimo round dell'Eurolega con un'altra sconfitta del Fenerbahce. Sì, lo so, perché quando le cose devono andare male vanno proprio tutte male, e questa stagione vanno letteralmente tutte male al Fenerbahce, che perde in casa contro lo Zenit. Partita incredibile, all'inizio del primo tempo sembrava in mano, diciamo così, al Fenerbahce. In rimonta invece arrivano agli ultimi secondi quelli dello Zenit, in vantaggio di 3 punti. Gran blocco di Atome, gran rimessa disegnata, gran difesa a dire la verità, ma super tripla dall'angolo di parte di Slukas a 3, 4, 5 secondi dalla fine per dare il pareggio e il potenziale overtime al Fenerbahce.
No, perché il buon Albisi, perdonatemi, pensa bene di essere non troppo dimenticato, dir la verità, però effettivamente non marcato come dovrebbe e mette la bomba praticamente sulla sirena. Hanno giusto il tempo di provare un tiro pazzo, insomma, che mette il chiodo sulla bara alla stagione obbrobriosa fino adesso del Fenerbahce. Cioè, il Zenit che se ne va con una vittoria, entrambe le squadre relegate in fondo alla classifica, e buon Albisi o com'è, 12 punti, 4 triple, di cui l'ultima game winner. Praticamente direi che una nomination per quella della settimana gliela possiamo già dare. E comunque una bella partita, anche se, ripeto, a Fenerbahce quest'anno gliene va dritta manco mezza. Vittoria abbastanza agevole, ma non troppo, per il Maccabi in casa, col punteggio di 88-79 contro il Panathinaikos, che aveva vinto in casa contro il Fenerbahce nel turno prima. Il Maccabi continua a macinare vittoria, a maggior ragione in casa. 23 per Wilbekin, che la partita prima non aveva fatto chissà che numeri. Non ci vedo molto da dire, ci sta come vittoria. Adesso soffermiamoci un attimo di più, perché l'Armani finalmente torna alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Vince contro il Valencia, che ridendo e scherzando era lì per rubargli il posto praticamente, se Milano perdeva questa partita al Forum. 78-71 il punteggio finale. Non certo la partita più bella disputata da Milano quest'anno, non certo la partita più bella dell'Eurolega quest'anno, ma in un momento di difficoltà del genere chi se ne sbatte. L'importante è portare a casa i 2 punti in classifica, a maggior ragione, come dicevo, contro una diretta contendente, perché Valencia ha cominciato male, ma ne stiamo parlando in queste ultime settimane. Per dire, in queste 2 settimane ha vinto entrambe le partite, quindi pian piano sta risalendo la china. Tanto per cambiare, quando Milano vince, gioca bene o comunque prestaziona, nel senso che porta a casa vittorie, Della Valle fa i partitoni. Sarà un caso, dite voi? Secondo me non lo è più a questo punto, perché ci ricordiamo inizio anno che cifre e che prestazioni sparava. Questa volta di nuovo 15, un paio di triple, ma soprattutto l'intensità, che forse è quella che mancava, la voglia, proprio la grinta, la cattiveria agonistica che mancava un pelo a Milano in queste 2 settimane, forse ce la mette il buon Amedeo. Con i suoi 15 punti direi che si porta a casa l'MVP della partita. Quarta partita del turno 15, c'è molto poco da dire, perché il Baskonia, dopo aver preso una scoppola in casa del Valencia martedì o lunedì, quando era, pensa bene venerdì, giovedì, di prenderne un'altra. 55 punti segnati in casa, e già vi fa capire com'è andata la partita, contro i 77 segnati da Barcellona. Vittoria di 22. Non mi sembra sinceramente ci sia veramente niente a commentare di una partita finita 55-77. Ecco, Real primo in classifica, questo dico. Altra partita, abbiamo il Khimki che batte in casa il fanalino di coda della classifica, ovvero lo Zalgiris, per 83-74. Vittoria forse non agevole come si poteva pensare, però il Khimki doveva riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta contro l'Olympiakos. Altra prestazione abbastanza importante da parte di Svedi, questa volta sono solo 9 le triple tirate e ne segna 6. Per il fatto che, come dicevo prima, non è che è detto che serve a tirarne 21. 25 punti per lui e vittoria comunque importante per cercare di rimanere in zona playoff per il Khimki. E adesso veniamo alla partita più bella di questa settimana di Eurolega, di entrambi i turni, ve lo posso dire, ovvero Efes CSKA, uno dei big match di questa stagione, prima contro seconda di classifica praticamente. Vince il CSKA in trasferta 81-80, punteggio basso, grandi difese, buona preparazione delle partite, grandi attacchi, anche belle azioni, proprio una la partita di Eurolega che ti aspetti. Partita punto a punto, in cui l'Efes sembrava, soprattutto nel terzo quarto, con qualche buon parziale, qualche contropiede, buona difesa, e anche il CSKA che faceva fatica a trovare la via del canestro, sembrava aver preso il comando della partita. Ma poi, con un parziale di 22-14 in ultimo quarto, il CSKA rimonta, e con Mike James ancora una volta clutch, con 28 punti, fatemi controllare, 28 punti, 5 su 7 da 3 punti, con il canestro decisivo che dà il vantaggio e la vittoria al CSKA, e sorpasso in classifica, eleva dalla fuga, diciamo così, l'Efes. Altra squadra che manca il colpo dell'aggancio alla zona playoff è l'Olympiakos, che dopo aver vinto in casa contro il Khimki perde in trasferta con la Stella Rossa, sconfitta che non ci sta per voler puntare ai playoff. 88-81 il punteggio finale, e che ve lo dico a fare, la Stella Rossa vince, 34 punti, o comunque partitone MVP di serata, 11 su 18 dal campo, 2 su 4 da 3 punti per il buon Lorenzo Brown. Ormai l'abbiamo capito, la Stella Rossa, se quest'uomo mi fa il partitone, se la giocano con tutti, e tante volte vincono, altrimenti non vedono palla. Più o meno questo è il discorso. Penultima partita del round 15, abbiamo il Bayern Monaco che perde in casa contro il Barcellona 67-77 per i Blaugrana, il punteggio finale. Occasione forse un po' sprecata per il Bayern, ne parliamo sempre, essere una buona squadra che
può mettere in difficoltà le grandi. Il problema è che il primo tempo praticamente non l'hanno giocato, in particolare 19-9 per il Barça al secondo quarto. Poi sì, hanno provato a rimontare, ma chiaramente contro una corazzata come il Barça non bastano due quarti su quattro per sperare di vincere. A proposito di agganci ai playoff, lo manca anche l'ASVEL, però vincendo rimane a questo punto la più pericolosa e la più vicina per Milano e per i Kings, che sono lì on the bubble sul 7º-8º posto. 93-81 punteggio finale contro l'Alba Berlino. In casa sappiamo l'ASVEL essere tutt'altra bestia rispetto alla trasferta. Non c'è un vero MVP di serata, perché ci sono quattro uomini in doppia cifra e un paio a 9, quindi tutto sommato non si può trovare un vero e proprio MVP, ma proprio per questo l'ASVEL può essere pericoloso per certi versi, perché non sai mai da dove può arrivare il ventello o da dove è. Certo, Lighty di solito tendenzialmente è il giocatore più pericoloso, e ripeto, con 7-8 di record stanno facendo un'ottima stagione, e se Milano o quegli altri sbagliano sono lì pronti a rosicchiare il post playoff, che sarebbe un bel achievement per loro. E concludiamo adesso il video, signori, con il quinto della settimana. Questa settimana è veramente difficilissimo fare un quintetto, perché sono giocate 58 partite di Eurolega, però io credo che vada obbligatoriamente messo il buon Dubljević, che in una doppia settimana, doppia vittoria del Valencia, ha fatto 50 punti in due partite, super giù, 25 nella mattanza contro il Baskonia e altri 20 e passa nella vittoria del round 15, quindi assolutamente credo ci vada messo. Ci va messo anche Sved, che è vero la prima partita l'hanno persa, ma ne ha fatti 30 e passa. La seconda vittoria 26, invece anche lì sono 60 punti in due partite, penso che si meriti assolutamente il posto, così come se lo merita Mike James, che ne ha fatti anche lui 28 e 28, 25 e 26, insomma, a parte i numeri precisi, ma soprattutto con il game winner per battere l'Efes, non lo Zenit San Pietroburgo, con tutto rispetto, per battere l'Efes, il game winner, assolutamente quintetto della settimana. Si potrebbe menzionare Della Valle, si potrebbe menzionare Albisic del game winner contro Fenerbahce, si potrebbe menzionare Printezis, che ha fatto il partitone e forse si merita ufficialmente il posto nel della settimana contro lo Zenit. Erano 26 doppia-doppia con i rimbalzi, stoppate, assist, come sempre partita totale per lui. E dopo, se avete voi qualche idea per mettermi una quinta posizione, ditemela voi, perché le prestazioni sono tante e meriterebbero più di una nel corso della settimana. Ma insomma, i posti fissi ve li ho detti, poi magari l'ultima posizione ditemela voi nei commenti. Spero questo video piuttosto lungo rispetto al solito vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani e nei prossimi giorni con video e live. Bella!